io penso che l'essere paninari è lo sprone incoercibile all'essere sempre e comunque troppo giusti, citazione dal libro che conosci. Visto che ormai nei precedenti raduni ti abbiamo chiesto di tutto, ti invito a farti una domanda e a darti una risposta inerente al fenomeno paninaro. Beh, lo spunto mi viene dato facilissimamente da una canzone di Raff, che è Cosa resterà degli anni Ottanta. Mi sono sempre chiesto se tra lei di fumetto, la Look Boys di Milano, casa editrice di Wild Boys, e la Garden, parliamo dell'albo Cucador per intenderci, ci fossero attriti o competizioni e se addirittura molti collaboratori saltassero da un'azienda all'altra rubando magari idee e progetti. Noi non guardavamo quello che facevamo gli altri, essendo la rivista più grande, quella con maggiore diffusione. Tutti i brand sorti negli anni 80 da tempo hanno riportato in auge i loro capi iconici, con tagli, colori, materiali differenti che sicuramente si baciano più ai nostri giorni. Cosa ne pensi? Vedi Birci, io e te abbiamo veramente qualcosa di... Sì, anch'io ho l'orologio vintage, questo ho comprato con i primi guadagni del paninaro, quindi un sacco di anni fa, e lo mescolo con cose più moderne che non sono effettivamente proprio dello stile. Però io anche in giacca e cravatta riconosco il paninaro.